E salve a tutti, gente, qua Jengeki qui con un nuovo episodio di Cibirobo. Nella scorsa puntata abbiamo, beh, affrontato le teste d'uovo e arrivati fino in cantina per scoprire che qua c'è un Gigarobo, diciamo una versione di Cibirobo, diciamo. E diciamo che l'unica cosa che sappiamo fare, oltre al tempo che scade, se forse avrei dovuto iniziare l'episodio lì, ma mi ero dimenticato che c'era questa cosa. Sorry. Vabbè. Intanto che fa queste cose, l'unica cosa che sappiamo di fare adesso è che ci hanno chiesto di trovare il caricatore della Giga Pila che abbiamo sempre preso nello scorso episodio e che dovrebbe essere sempre in cantina. Stai facendo un ottimo lavoro! Vediamo un po' i tuoi punti cuore! Sei passato dalla posizione 35.000 alla posizione 3.063. Visto che sei entrato tra i primi 10.000, la Circle Soft ti ha mandato un regalo speciale, una nuovissima pila bonus. Ura, davvero eccellente. La durata della tua pila è salita a 120. Bene, così almeno abbiamo un po' più di vita. Per ottenere il prossimo bonus pila ti serviranno ancora 55 punti cuore. Wow, ci mancava già poco. Se raggiungi il top della classifica... Beh, forse è ancora presto per parlarne e voglio... Vorrei promossa la... Ok, va bene, stai zitto. Questo suono è assordante. Quando raggiungerai il primo posto di tutte le... Vabbè. Il test andava avanti da solo. Bene, anche questo è fatto. Allora era Gigarobo a fare quello strano rumore, eh? Forse non lo sai, ma Gigarobo... È stato creato dal famoso professor Joy, Ebisu, della Circusoft, lo stesso che ha creato te. Anche se Sylvie ha creato la stessa persona, Gigarobo è 10 volte più grande di te. È 100 volte più pesante. E non farmi dire niente sulla batteria. Consuma 1.000 volte l'energia che consumi tu. Anni fa ci fu una grande crisi energetica. E tutti smisero improvvisamente di usare il loro Gigarobo. Al giorno d'oggi non si riesce a mandarli al riciclaggio nemmeno pagando. È davvero una cosa triste, buttati via così, poveretti. Però riciclare fa bene. Ma ora basta con quei discorsi tristi e torniamo a raccogliere i punti cuore. La la la. Oh. Ora tira fuori la Giga Pila che hai trovato prima. Ecco, guarda, anche solo la pila è già molto più grande di te. Mi sembra pesante, perché non l'appoggi lì? Ma se vuoi ricaricarla, devi prima trovare il giga caricabatterie. Credo che ce ne sia uno da qualche parte. Visto che sei qui, Cibirobo, che ne diresti di salvare? No, va bene così. Ok. Ora finalmente possiamo iniziare l'episodio. Beh, in realtà il pirata ci aveva detto che era effettivamente in cantina il giga caricatore. Quindi, boh, tecnicamente... è giorno o notte? È notte adesso, vero? Quindi famiglia non se ne parla per il momento. Ok. Allora, se non si parla di quello... Vediamo com'è la situazione in salotto, dato che effettivamente siamo passati di fronte a tutte quelle teste d'uovo e... Chissà cosa è successo da allora. Ho bisogno del bicchiere di nuovo? Ingresso. Ho detto di nuovo soggiorno quello. Oh. Buongiorno.
lacrime sul campo di battaglia. Madonna, quando odio quando fanno il testo così. Beh, che dire, ecco il motivo per il quale non combattono. Però effettivamente quella cosa è triste. Che succede? Oh, vieni qua. Oh, beh, ci ho provato. Sì, mi sa che quello è il prossimo obiettivo da fare, più che altro, perché da come so che funziona questo gioco è che ti dicono: ehi, vai in questo punto e poi devi capire te come fare. Ah, no. Okay. Eh? Ciao. Jenny, cosa stai facendo? Vai nella tua stanza e mettiti a dormire. Oh. Notte. Oh. Cipirobo. Che stai facendo? Ah, stai cercando di andare al piano superiore? Ma queste scale sono un problema per te, vero? Non hai niente da usare come scala? Ci sarebbe un modo, ma hai bisogno di un'attrezzatura speciale. Vado a cercare in giro. Ciao. È un modo per dire: ehi, hai bisogno di qualcosa, quindi però non puoi fare un cappero. Va bene. Vediamo cosa vogliono entrare. Sei tu il robot che ha violato il nostro territorio? Sì. Ma non deve essere stato troppo difficile, no? Non male per un ammasso di alluminio come te. Ma non montarti quella tua testolina metallica. Non so come cavolo dovrei pronunciare queste frasi che vengono così lentamente. Tu non vali nemmeno la metà di Gigarobo, nemmeno la metà della metà, ancora meno. Io sono Texo. Noi adoriamo Jenny e il generale Sanderson. Soldato Virginio, rapporto, signore. Non possiamo addestrarci quando la famiglia è in giro. Ah, tra l'altro qua c'è una porta. Sì. Che spreco. Ok. Era in cantina, sì. Spazzatura? Sì. Ehi, fammi prendere. Ah, sono sopra. Grazie. Oh, buon dì. Non fare scherzi, furbacchione. Sei più un malandrino di un pesci palla. Malandrino, che villano. Mi sbagli, mio caro, perché gli occhi del tuo spirito sono stati purificati. Ma per chi hai hai preso? Per un farlocco? Lo so io come decidi se il tuo occhio si aprirà oppure no, imbroglione. Non è assolutamente vero. Se tu non fossi un uomo dello spirito puro, lo capiresti subito. Il mio spirito è puro e cristallino, come i goffi.
come i golfi incontaminati delle Antille. Antille? Cosa sono? Per mille aragoste ammaestrate. Non esiste che il re dei pirati venga insultato da un cintrillo di mare come te. Da un cintrillo. Vabbè. Sbrigati, furfante! Oh, che paura! Bene, allora cominciamo! Tutti intorno a te è nulla! Chiedi al tuo spirito di indovinare se il mio occhio destro si aprirà o rimarrà chiuso. Allora? Pensi che si aprirà? L'ultima volta si è aperto quello a babordo e la volta prima quella a tribordo. Vediamo. Sì, dico che si aprirà. Ne sei sicuro? Sicuro come i cicli delle maree, furfante, si aprirà, te lo dico io, si aprirà. Anche tu la pensi come me, no? No. Ma come? Io non credo alle parole di un ammasso di latta. Allora sei proprio sicuro, eh? Quando un pirata ha detto una cosa, è quella. Molto bene. Si è aperto. Te l'avevo detto. Ma no, è quello sinistro! Che sfortuna! Non prenderti gioco di me, cetriolo di mare! Sei un bugiardo e un ladro! Sei un imbroglione patentato! Ti chiuderei nella stiva e butterei via la chiave! Sei fortunato che non ho il mio vascello, sono stufo di te! Già, forse dovremmo anche parlargli. Ecco un altro credulone. Volevo dire, mio caro, il tuo spirito è impuro. Vuoi purificare il tuo spirito? Lo faccio vedere tanto per. Il tuo desiderio di raggiungere l'illuminazione è davvero ammirevole. Le monete corrompono lo spirito. Ma purificando le tue monete potresti purificare il tuo spirito. Prima di tutto, permettimi di intascare un po' della tua. Un po' per la prima abolizione del tuo spirito. Diamo inizio alla purificazione. E in questo modo il tuo spirito sarà purificato e tornerà alla sua condizione originaria. Questa è la tua strada per abbandonare i desideri terreni ed avvicinarsi all'assoluto. Tu hai 2360, quante ne vuoi purificare? Non posso fare meno di 100, io ti do 100. 100 va bene? Allora cominciamo la purificazione delle tue monete e del tuo spirito. Tutto intorno a te è nulla. Rilassa il tuo spirito. Abbandona ogni resistenza. Non temere. Non temere. Il cosmo ti avvolge in un abbraccio d'amore. Lascia che i tuoi dubbi si dissolvano.
I dubbi corrompono lo spirito. Abbandonati, abbandona le tue monete. E ora si comincia. Non lasciare che l'inesperienza ti renda nervoso. Se tu sei nervoso, anch'io lo sono. Andiamo a cominciare. Chiedi al tuo spirito di indovinare. Se il mio occhio destro si aprirà o rimarrà chiuso. Chi ha uno spirito puro e senza macchia è in grado di prevedere la risposta esatta. E allora? Pensi che si aprirà? Spirito, sai dirmi se si aprirà o no? Sì? Tu credi che si aprirà? Giusto? Sono pronto. Volevo dire, che sfortuna. Sì che disdetta, il destino ti ha voltato le spalle. Charlatan ti ha appena regalato 10 punti cuore. Rendi tutti felici. La vita può essere dura e dolorosa, ma non devi lasciarti vincere dalla tristezza. Se purifichi un altro po' di monete, il tuo spirito diventerà resistente ad ogni sofferenza. Vuoi purificare di nuovo il tuo spirito? Per ora no, volevo solo far vedere. Ma come? Questo non era in programma? Hai intenzione di smettere? Che sfortuna. Ti prego, torna a trovarmi. Beh, lui è letteralmente un tenta la fortuna, non c'è programma cose varie, ma credo che per andare avanti con la sua storia, perché sì, spoiler, ogni gioco ha una sua storia da andare avanti, credo che dovete letteralmente solo colpire le cose. Ma io effettivamente non posso andare avanti, mi sa. No, non posso effettivamente, quindi sono tornato qua su per niente, e ora mi toccherà scalare tutto quanto. La gioia. Ok, vai. E lentamente si sale, che bello. Beh, quindi ci ritroviamo a non fare un corno qui per ora. Insomma, in tutta la casa non possiamo salire, qua non possiamo fare niente. Perché so che serve un accessorio particolare che non abbiamo. Che però se non sbaglio si può comprare, quindi... Vero, quando non sai cosa fare, compra. E se non hai soldi, prendi spazzatura. Ingresso. Oh. Avete lasciato un intruso attraversare il nostro territorio! Cosa avete al posto del cervello? E ora ascoltatemi! Voi piccoli incompetenti! Buona nulla da spazzo! Siete il disonore delle teste d'uomo! Uomo a marcia, ecco cosa siete! Sì signore! Se fosse per me, vi farei tutti... il soldato Orgeo proverebbe vergogna di voi! Sì, signore! Ehi! Soldato Nerbasco, sveglia! Ascoltate! Vi spazzo tutti e vi preparo una bella frittata! E mi ringrazierete per questo! Sì, signore! Bene, soldati, quali sono le 5 regole delle teste d'uovo? Regola numero 1. Quando il sergente dà un ordine, rispondere sempre sì signore. Regola numero 2. Mai lasciare un compagno indietro. Regola numero 3. Mai dormicchiare durante l'addestramento. Regola numero 4. Non mancare alla donata o ne subire le conseguenze. Regola numero 5. Chi non obbedisce a un ordine sarà cotto al tegamino.
Non dimenticate queste 5 regole! Signori e signore! Insieme sconfiggeremo Tao! Vai! Evviva! Urrà! Texo, Virginio, cominciate l'appello! Signori e signore! Ok, beh, allora con le teste d'uovo si va avanti comunque. Vediamo cosa hanno a dire. Lo sai? Per 1000 pallottole! Mi manca ancora un soldato! Ah, ok. Soldato Virginia al porto, signore! Regola numero 1. Quando un sergente dà un ordine, rispondere sempre sì, signore. Ah, no, sempre cosa da dire. Io sono Texo. Il sergente aveva in consegna la foto delle teste d'uovo, ma l'ha persa. Deve essere qui da qualche parte. Mi sa che l'ho anche già vista. Là sopra, vero? Perché quando eravamo sopra le scale l'avevo vista. Possiamo farlo? Ho un po' poca batteria. Spero di farcela. Soprattutto da questa altezza si può. Quella mi sa che è la foto. Però non credo di farcela. No. Beh, adesso vorrei un caricatore. Cioè, meglio. Il caricatore lo stiamo cercando, però in realtà volevo dire poi una presa per caricarmi. E intanto abbiamo già detto che non possiamo prenderlo, quindi ok. Ho detto che devo vedere effettivamente, perché so che è nel negozio quello che mi serve. Hai fatto il pieno? Vuoi salvare? No. Però tanto adesso devo ritornare al CB casa. Ok. Quella è la porta d'ingresso. Ok. Soggiorno. Intanto prendiamo la spazzatura, quella lì non ce la dimentichiamo mai. Se c'è, la si prende. Insomma, danno soldi di per sé. Quindi. CBCAS. Negozio online. Qual è? Cibi Traia. 1110. Mi fa vedere quanto ne ho adesso? Da qualche parte. Ah sì, eccolo lì. Posso effettivamente. Ed è quello che serve per andare avanti, quindi. Grazie per aver visitato il nostro sito. Cibi Traia. Ti sei potenziato, Cibi Robot. Andiamo. Altri coriandolis. Wow. Ah. Questa è la macchina che produce gli Electrobox, le tue armi segrete. Se hai della ferraia, possiamo costruire degli Electrobox con il CBPC. Chissà se delle ferraie per. Ci sono delle ferraie per casa. Sì, ma io vorrei interagire con questi che temi butti di continuo. Oh, scusami, ti faccio sempre lavorare. Che per qualche motivo sono anche invisibili, ma ok. Beh, giusto, adesso non ci vitraglia. Si accede lì come se fosse un'elica. Come se fosse l'elica, vabbè. Quindi adesso bisogna ritornare di nuovo là. È un po' un avanti e indietro sta puntata, ma che dire. Si fa. E forse abbiamo giusto il tempo per prendere il caricatore.
non è che è aggiornato quello che stanno facendo quei soldati, perché qua le storie se non devi fare nulla si aggiornano cambiando stanza. Quindi se hanno fatto qualcosa... No, sono ancora lì. La musica va via. Ok, mi dà fastidio sta cosa che la notte la musica va via a caso. Magari posso andare alla porta prima? Tanto un po' di soldi, ok. Grazie. Può essere un po' fastidioso fare così, dico sempre, però ok. Allora, il motivo per il quale ci serviva la cibitraglia... Beh, adesso forse ci fa un tutorial Telly ora che l'abbiamo tirato fuori. No. Non... Chi è che ce lo spiegava? Nessuno ce lo spiega, a quanto pare. Vabbè. Ma comunque, la cibitraglia spari di per sé. Se lo fai così, spari un po' a caso, insomma, spari di fronte a te. Però, avevamo già vista la telecamera. Ecco, in questo modo se usi la telecamera diventa un shooter. E... Giga carica batterie? O meglio, giga carica pila. E questi sticker qua che abbiamo visto finora? No. Ehi. Ma tralasciamo che... Forse dobbiamo prima farcelo dire. Ti prego dimmi che non è così, perché sennò diventa una rottura di scatole in assoluto. Però effettivamente Telly ce l'aveva già detto che comunque questi sticker si tolgono con la cibitraglia. Quindi non comprendo. Signor gioco? Fammi sparare a quell'adesivo. E dai. Abbiamo provato anche a tenere premuto per vedere se si può caricare il colpo, ma non mi sembra. Dai, cosa da dire? Ehi là, giovanotto! Che bello rivederti! Erano secoli che non venivi a trovarmi! Sei venuto a sentire la storia di questo vecchio pirata, eh? Sinceramente no. Scusate se non dico di no, ma... Ah, davvero? Beh, fatti rivedere quando ti sarà venuta la voglia di ascoltarla. Il vecchio Capitano Olmo ti aspetta. Come l'impressione che ti potevo staccare l'adesivo da qualche altra parte prima di attivare la cosa. Primi giochi 2000, che dire? Facevano più o meno così. Forse è meglio fare un taglio. Abbiamo all'incirca 4 minuti, però. Cavolacci. Bene, questo era l'adesivo di cui Telly parlava. Vediamo se effettivamente me lo fa fare. Però magari andiamo in mira prima. Se. Mi sa che questa qua era solo per dirti: ehi amico, ora puoi farlo ovunque. E vai! Non sono stato io. Non guardatemi. Ok, ma non è il giardino che vorrei andare. Ci sono rimasti pochi minuti, ma credo che siano abbastanza per fare quello che volevo fare. Se effettivamente faccio un taglio. Che rottura di scatole. Beh, neanche il tempo di arrivare ed è arrivato il giorno, quindi ogni volta fa vedere i punti guardano, quindi intanto vale che lo faccio vedere. Anche perché mancavano 55 punti. Ah, vabbè, ho solo fatto 5 punti in più. E ora così, ok. Usa Y per attraversare la cibivista e guardarti in giro in cerca di oggetti.
Usa R per aprire la mappa della stanza e trovare più presto una presa, ok? Per darti il benvenuto ho voluto strafare ben due consigli, fanne tesoro. Oh? Ok. Che cos'è questo? La Cisco sta sviluppando segretamente un cibo accessorio, un uovo di zecca. Non è eccitante, Cibirobo? Visto che sei qui, Cibirobo, che ne diresti di salvare? A sto punto, mi sa che abbiamo visto già abbastanza cose per oggi e siamo già alla mezz'ora, quindi tanto vale salvare caricatore, faremo una prossima puntata sperando che mi faccia usare quello stupido adesivo. Ma quindi comunque, qua la GG è tutto, noi ci vediamo alla prossima, grazie per aver seguito questo episodio e arrivederci a tutti quanti, ciao ciao!